Ciao a tutti e benvenuti a questo webinar speciale di Hootsuite Pro. Speciale non solo perché l'argomento che affronteremo è di vitale importanza per tutti i freelance e i professionisti della comunicazione, ma soprattutto perché con noi c'è un ospite speciale che si chiama Enrico Giubertoni. Buongiorno. Benvenuto Enrico, non so se riesci a sentirci. Vi sento perfettamente, buongiorno, benvenuti a tutti, grazie mille per essere presenti. Grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te Marianne e benvenuti a tutti. Sono davvero contenta che ad aiutarmi tu ci sia tu con questo argomento, proprio perché tu lavori sul tuo personal branding quotidianamente, giusto? Eh sì, dal 2006, da quando ho creato il mio blog personale. Esatto, infatti per chi non avesse ancora avuto la fortuna di conoscerlo, Enrico Giubertoni è un blogger, trainer, consulente specializzato nel social media marketing e tra i primi ambassador europei. Inoltre anche solution partner di Hootsuite Italia e vi dirò di più, è stato nominato ambassador del mese di settembre per la sua attività di ambassador di Hootsuite in Italia e non solo. Vuoi raccontarci un po' la tua esperienza come ambassador? Ah, questo avevamo detto che non l'avremmo detto, però va bene, ok. Dunque, io ho iniziato a essere ambassador di Hootsuite nel 2012. Ci tengo a dire che il ruolo di ambassador è un ruolo assolutamente volontario, nel senso che noi ambassador non siamo dipendenti di Hootsuite. Io usavo Hootsuite per i miei clienti, per gestire l'attività social dei miei clienti. L'ho sempre trovata una piattaforma molto efficace ed è, non per questo, ed è proprio per questo che è leader mondiale. Quando è nata la community italiana di Hootsuite, ho deciso di collaborare, sono stato forse il secondo ambassador e abbiamo, credo, creato il primo UTAP, che è un avvenimento Hootsuite in Europa e nel mondo, proprio a Genova. E, io sono ambassador nel senso che uso Hootsuite per la mia attività, mi piace e sono ambassador nel senso che rimango ambassador fino a quando Hootsuite mi piacerà. Quindi le mie opinioni sono diverse da quelle di Hootsuite. E sono obiettive rispetto alla mia attività. Attualmente il mio blog è specializzato in una parte sul tutorial di Hootsuite, che però sono miei, non sono di Hootsuite Media Incorporated. Esatto, confermo. Sul suo blog che è buzzis.eu ha quasi 100 contenuti su Hootsuite, quindi guide, tutorial, auto in italiano create esclusivamente da lui. Quindi tra me e lui non avete scuse per non imparare ad utilizzare Hootsuite. Prima di iniziare, visto che comunque li abbiamo citati, vorrei ringraziare anche la community manager europea Eliana Rossello e tutti gli UTAMB, quindi gli ambassador di Hootsuite, che ci hanno aiutato a promuovere questo webinar e ci aiutano sempre a far conoscere la nostra piattaforma in Italia da nord a sud. Ne cito solo qualcuno: Mauro, Ambra, Demetrio, Fortarigo, Paolo, Gianluca, Andrea, Francesca, Stefano, Alex, Diego, Riccardo. Ce ne sono tantissimi, grazie, grazie infinite. Se posso aggiungere una Sì, cosa, con certo. Ileana Rossello è stata la persona che ha proprio forgiato la community italiana di Hootsuite, permettendo a noi ambassador di creare dei programmi sperimentali. Quindi, senza il suo contributo, la community italiana di Hootsuite, che è una delle più attive in Europa, se non la più attiva, non sarebbe al livello in cui è adesso. Mitica. Ok, allora iniziamo subito con una domanda, ecco, così partiamo subito insieme. Allora, che cos'è il personal branding, giusto? Il webinar di oggi vuole rispondere a questa domanda e vuole darvi soprattutto degli spunti interessanti di vita vissuta, di esperienza pratica, appunto, di Enrico. Esattamente come per gli altri webinar, ma già ve ne siete accorti, potete interagire su Twitter con l'hashtag HootsuitePro. Allo stesso modo vi invito a seguire la community italiana di Hootsuite Italia menzionando Hootsuite IT, scusate, un colpo di tosse, su Twitter. Allora, io e Enrico insieme parleremo di come aumentare la tua notorietà, conoscere e ascoltare la tua community, interagire con la tua community sui social network, creare un calendario editoriale per i tuoi social, monitorare quanto è efficace la tua comunicazione e poi parleremo anche di digital storytelling. Quindi Enrico, che interverrà comunque per ognuno di questi argomenti, ci racconterà la sua strategia di digital storytelling e ci mostrerà come lui usa Hootsuite per raggiungere i propri obiettivi e proporsi come esperto sui social network. Bene.
Iniziamo subito quindi con una domanda che rivolgo non solo ad Enrico alla fine, ma anche a tutti voi. Che cosa significa personal branding? Ho letto molti libri al riguardo, ho dato un'occhiata a numerose definizioni, ognuno ha una definizione diversa, ma tutti concordano nel dire che sia la capacità di promuovere se stessi proprio per essere gradito, appetibile nei confronti di altre persone, quindi magari una community, una comunità, con modalità simili a quello che succede in campo economico con i prodotti commerciali. Quindi, stiamo a sottolineare che nel personal branding, il brand, il prodotto, siamo noi con le nostre peculiarità, i nostri talenti, i nostri punti di forza. Quindi il tuo personal branding, il tuo brand sei tu con quello che vuoi dare al mondo, qualunque sia il tuo lavoro, il tuo hobby, quello che vuoi comunicare. Proprio per questo, proprio perché una parte importante di questo processo prevede l'approvazione e il riconoscimento da parte di una community, da parte degli altri. Diventa quindi fondamentale conoscere, ma soprattutto ascoltare la nostra community, il nostro mercato, non solo per trovare nuovi follower, nuovi influencer, ma anche per monitorare eventuali campagne di social media marketing, eventuali parole chiave o hashtag relative al settore in cui vogliamo inserirci o all'interno del quale vogliamo proporci come esperti, oppure anche conoscere che cosa si dice di me, come si parla di me. Il cosiddetto sentiment, tenere d'occhio la concorrenza, vedere come si muovono gli altri e scovare anche chi si trova attorno a me, magari durante un evento, una fiera a cui sto partecipando, soprattutto per allargare il mio network. Enrico, visto che il tuo brand è unico, esattamente come il brand di ognuno di noi, che cos'è per te? Come fai personal branding? Ma è interessante, la tua definizione di personal branding e gli aspetti che hai toccato del personal branding. Secondo me il personal branding è trasformare una propria passione e condividerla. Ognuno di noi nel proprio lavoro è appassionato di qualcosa, c'è chi è appassionato di bio, c'è chi è giardiniere, c'è chi è un imprenditore ed è un agente immobiliare. È proprio per il fatto che ognuno di noi ha una sua impresa, non ha una sua azienda, ma una sua impresa nel senso che intraprende un percorso, un'avventura, perché il mercato cambia e la propria passione cambia. Ognuno di noi, con il personal branding esprime le sue passioni, sia professionali che personali, trasformando quella vecchia definizione di business to business e business to consumer in quello che in un bellissimo libro che si chiama H2H di Brian Cramer. E viene definito human to human. E quindi significa diventare un brand di noi stessi nel trasmettere e condividere le nostre passioni. Non più comunicare, ma creare relazioni vere, umane, personalizzate quanto più possibile. Perfetto. Allora, Enrico adesso ci mostrerà, diciamo, ci svelerà alcuni dei suoi segreti, ci mostrerà le sue schede, le sue colonne. Vi ricordo che questo è un webinar avanzato, quindi non spiegheremo come creare le schede, creare le colonne in maniera dettagliata. Quindi se avete poi bisogno, magari mi contattate e cercherò di passarvi dei tutorial o comunque magari prenotiamo una chiamata, ve lo spiego in separata sede. Però se avete domande a riguardo, non esitate a scriverle, però magari io vi rispondo dopo il webinar. Allora, perché quindi dovremmo, in che modo dovremmo interagire quindi? Una volta che abbiamo riscontrato che abbiamo una community e dovremmo interagire con loro. Come possiamo farlo? Adesso vi mostreremo insieme come retweetare o citare un tweet, come rispondere ad un messaggio, anche un messaggio privato, come menzionare un utente, lasciare magari un commento, mettere mi piace, mettere il tweet tra i preferiti o inserire l'utente in una lista, andare ad individuare quali sono gli influencer e creare con loro una relazione. Quindi adesso passo la palla ad Enrico che condividerà il suo schermo e vi mostrerà un po' come fa lui a conoscere e ascoltare la propria community. Allora, guardate, io normalmente nella mia attività di personal branding uso Hootsuite in questo modo. Intanto ho dei canali, adesso ve ne faccio vedere soltanto uno, che è il mio canale di Twitter. La prima cosa che monitoro sono le menzioni. In questo modo io posso sempre essere aggiornato, sulla relazione. Voi sapete che Twitter è un social network, di relazione interpersonale. Tramite le menzioni io vedo le persone che interagiscono con me e posso in un attimo rispondere, come voi potete vedere, e dire per esempio in questo caso grazie Mauro,
E quindi avere sempre un contatto con le mie, con la mia base Community. di utenti o con le persone che sono in relazione con me, che possono anche non essere miei utenti. Cerco nuovi contenuti, quindi faccio aggiornamento professionale. Questa è una query di ricerca che vabbè, è filtrata in italiano, è una smart query e mi permette di individuare tutti i tweet che parlano di Hootsuite. E in questo caso io vedo tutti i tweet e quindi spesso trovo non solo dei contenuti nuovi, ma anche degli utenti che trasmettono questi contenuti. Io tramite Hootsuite posso vedere chi è questa persona, per esempio in questo caso Giuseppe, ho preso Giuseppe, posso vedere quali sono i suoi post, i suoi tweet e quindi capire se è una persona che è vicino a quello che io, quello che gli argomenti di cui mi occupo, posso vedere i suoi tweet preferiti, quindi e addirittura posso vedere quello che è un punteggio che io tengo in considerazione con i dovuti. Insomma, con una certa Le cautela, pinze, però un parametro ovviamente. importante è il punteggio di notorietà. In certi casi io aggiungo le persone, lo posso seguire oppure le posso aggiungere a una lista di Twitter che io chiamo entusiasmi, che sono le persone che mi entusiasmano di più e con cui io sono in relazione. Voi sapete che su Twitter possiamo salvare dei gruppi di utenti. Qui vedo quello che ho detto, qui vedo i miei retweet. Qui vedo i nuovi follower, cioè le persone che mi hanno seguito, e posso decidere se riseguirli. E poi ho anche qui ho tutti i miei tweet programmati di cui parleremo più avanti. Ecco, questa è una delle tante schermate che io mi sono creato, ma è la più importante. Io ogni mattina, quando mi sveglio, faccio colazione. Dopo aver fatto colazione, salutato moglie e figli perché la vita privata è importante, la prima cosa che faccio è partire su questo, che naturalmente riverbera sulla mia app. Perfetto. Quindi, oltre a monitorare la nostra community, ovviamente dovremo fornire loro anche dei contenuti rilevanti che creino valore per loro. Quindi, passiamo alla presentazione. Riuscire a vedere la presentazione dove era rimasta prima, con l'esempio. Ecco, praticamente io monitoro delle hashtag e monitoro delle liste di utenti che mi permettono di avere relazione. Questo naturalmente col canale Twitter, poi lo vedremo con altri canali. Calendario editoriale. Come impostarlo? Ecco, uno degli aspetti più importanti del personal branding è sicuramente la relazione con le altre persone, perché i social non sono degli strumenti per trasmettere informazioni, ma sono degli strumenti per fare relazione. Diciamo che oltre a essere in relazione, però io produco dei contenuti, cioè noi che facciamo personal branding produciamo dei contenuti, non siamo soltanto in relazione. Ci sono due fasi fondamentali per creare un calendario editoriale. Una ve l'ho messa in grassetto e in caratteri di scatola, è la fase 1 del piano strategico. Se avessi potuto metterlo ancora più grande, l'avrei messo in caratteri cubitali, purtroppo non mi stava nella slide. Il piano strategico è la fase fondamentale che ogni personal brand deve fare, che ogni persona deve fare, perché dal piano strategico nasce la fase 2, che è il calendario editoriale, che è la fase più meccanica. In questo vorrei dire grazie a Giorgio Taverniti, Giorgio Tave, perché questa slide è ispirata a un suo speech del GT Study Days del maggio 2015 a Torino, che è stato uno speech fantastico e mi sono ispirata a lui perché questa slide rende molto l'idea. Bene, vediamo come si crea un piano editoriale delle mie attività. Beh, io sono un blogger. Nel 2006 ho aperto Buzzis e ho creato il mio blog per una passione, la mia passione sui social media che nasce dal 1993. Però, prima di utilizzare i social e quindi diventare un brand personale, ho fatto alcuni passaggi. Vediamoli insieme. Beh, nella prima fase, nella fase 1, quella che io definisco di piano strategico, quella che viene definita di piano strategico, ho definito appunto alcuni aspetti strategici. Prima di tutto perché faccio personal branding e che cosa voglio ottenere. Qui viene determinato il ritorno dell'investimento, il ROI.
Gli obiettivi per cui una persona fa personal branding possono essere obiettivi di business. Se sono un giardiniere, voglio essere percepito come un giardiniere di valore, perché così le persone avranno meno problemi in fase di acquisto nel accettare un preventivo e quindi potrò fare delle soluzioni più efficaci. Se io vendo bio, dovrò definire la mia presenza come persona che ha un'autorevolezza. Non devo essere per forza l'esperto mondiale di bio, però posso dire di avere una mia autorevolezza e voglio dimostrarlo. Quindi gli obiettivi di business ci sono, gli obiettivi personali ci sono perché se io ho aperto un'impresa è perché ci credo, mi piace, e poi ci sono anche delle soddisfazioni di vedere che tanti esperimenti che non sono andati bene, perché ognuno di noi li ha, però di comunicare quelli che sono andati bene e anche quelli che non sono andati bene, come ho trovato la soluzione magari per bypassarli e contenerli. E qui ho già risposto in pratica nelle prime due domande e la terza domanda. Una volta che io ho definito questi miei obiettivi sono anche di portare traffico al mio blog e quindi di far vedere che le guide che io ho prodotto, perché mi costano veramente molta fatica, soprattutto le video guide, definisco i canali social da utilizzare. In questo caso sono per me blog, Twitter per la relazione, LinkedIn e Instagram. Ce ne sarebbero anche altri, ma per il momento eccole qua. Ad ogni canale io attribuisco degli obiettivi, perché altrimenti il canale non ha senso. Nel blog per me è incrementare la awareness sul mio blog, cioè far sapere che esiste e soprattutto far apprezzare nel limite del possibile che c'è, visto che 1000 articoli in 10 e 9 anni sono una bella fatica da creare, ma anche grandi soddisfazioni, ve lo dico, però è faticoso. Wow. Eh sì, è faticoso, però è bello. Twitter invece è un canale che mi permette di dialogare con le persone, per esempio di capire se ho scritto delle idiozie sulle mie guide, succede, e che di correggerle, e anche di percepire dalle persone che cosa non va bene, perché una bellissima frase di Robert Scoble, che è uno dei più importanti esperti di social media marketing negli Stati Uniti, dice che le critiche sono delle consulenze gratuite, e sono importantissime perché chi lo fa ha la carta di credito in mano e quindi al momento della verità. Con la carta di credito in mano non c'è più spazio di ambiguità. E in secondo luogo perché? Perché avendo provato di persona un prodotto che gli piaceva, lui sa benissimo che cosa va bene o che cosa non va bene, e quindi Twitter mi permette di crescere. Nella pagina di Facebook di Buzzis io promuovo i miei post con le logiche di relazione allo stile di Facebook, che sono diversissime da quelle di Twitter, e faccio anche un po' di paid advertising. LinkedIn, che è il mio social network preferito, io lo adoro, mi permette di creare delle reti di relazioni professionali perché io opero nel business to business in quanto sono social media consultant. E poi l'ultimo, che è il mio amore, lo chiamo così, è Instagram. Siccome io sono un essere umano e mi piace parlare anche delle mie passioni personali, per esempio fare il pane, io adoro fare il pane con lievito madre, cose di questo genere, allora su Instagram io condivido anche questi miei aspetti che comunque non c'entrano nulla con la professione, ma preferisco non essere percepito come un nerd quale sono stato, ma come una persona che insomma bene o male vive anche, quindi ha delle sue passioni. Ecco, questi sono i goal che ho dato ad ogni canale. E veniamo nella slide successiva, grazie mille. È importantissimo per me che gli obiettivi siano smart. Cosa significa obiettivi smart? Significa che siano degli obiettivi che non lasciano adito ad ambiguità. Cioè, sul mio blog io ho impostato dei goal. Voglio sapere se leggono i contenuti. Allora, siccome i contenuti medi del mio blog sono di 300 parole e Google ci insegna nella SEO, che 300 parole sono un minuto di lettura, io ho impostato nel mio Google Analytics un goal di un minuto. Se una persona legge per più di un minuto, ho fatto la conversione. Se una persona legge per meno di un minuto, non ho fatto la conversione. Sono obiettivi smart, cioè sono specifici, o legge o non legge, sono misurabili, nel senso che se 100 persone entrano e 30 leggono più di un minuto, un tasso di conversione è 30%, sono raggiungibili, è assurdo che io pensi che il 100% delle persone che entrano nel mio sito leggano tutti i contenuti, è difficile, sono definiti nel tempo e sono rilevanti per me, perché se leggono i miei contenuti poi succedono certi volani, che adesso fanno parte del mio personal brand, che non sto a spiegare, che portano poi anche un ROI di tipo economico. Bene. Ok? Possiamo... Grazie mille. Ok, sì. E qui passiamo poi alla fase, adesso lascio la parola a Marianna, di come faccio io a programmare il contenuto.
Esatto. No, semplicemente perché comunque mi rendo conto che magari ci saranno delle persone che non hanno mai usato Hootsuite, quindi mi contraddico quello che ho detto all'inizio, magari vi faccio vedere velocemente come scrivere e programmare un contenuto, poi ripasso di nuovo la parola ad Enrico, in quanto lui ha un modo tutto suo di fare la programmazione multipla e sono sicura che piacerà anche a voi. Allora, quindi mi reco sulla dashboard, spero riusciate a vederlo. Ho creato una nuova scheda. Per creare una nuova scheda basta cliccare sul più che si trova accanto all'ultima scheda. All'interno della scheda io posso inserire i vari social network e quindi monitorarlo come abbiamo visto prima. Quello che interessa a me adesso, in questo momento invece, è andare a produrre contenuto mio. Per produrlo lascio perdere la parte di sotto della dashboard e mi reco sul box di composizione dei messaggi. Il box di composizione dei messaggi riporta a sinistra tutti i social network che ho collegato alla mia dashboard. La stellina sono i miei preferiti, se io metto una stellina saranno sempre in alto alla lista. Invece il pin mi permette di averli sempre selezionati anche quando entro ed esco dalla dashboard. Quindi io voglio inviare il mio messaggio, qui è il posto in cui lo devo scrivere. Quindi inserisco il mio messaggio e da qui posso inserire anche eventuali link, allegare delle immagini o dei file, programmarlo, inserire le opzioni della privacy se si tratta di una pagina di un profilo personale di Facebook. Posso inserire la mia posizione nel caso di Twitter. Adesso vi faccio vedere. Possiamo quindi prendere un post del blog, naturalmente io vado sul mio blog preferito, copiare il link e invece di inserirlo qui, cosa che comunque mi occuperebbe tantissimi caratteri, come vedete qui compare sempre il numero dei caratteri ancora a disposizione in base al social network selezionato, invece di inserirlo qui, lo inserisco qua dentro e riduco il link. Successivamente Enrico vi mostrerà come questa riduzione del link non serva solo per motivazioni estetiche, ma sia possibile inserire all'interno di questo link abbreviato dei codici di tracciamento per andare ad analizzare poi chi clicca sul link. Una volta inserito il mio link abbreviato, in questo caso ho selezionato una pagina, un profilo di Twitter. Se vado a selezionare una pagina di Facebook, vedete come genererà l'anteprima, mostrerà le immagini disponibili che io posso anche sostituire, cambiare, eliminare. Posso cambiare anche il titolo e la descrizione che compare legata al link all'interno di Facebook e posso decidere anche di allegare una o più immagini da selezionare e da caricare all'interno dal mio computer. Quando vado a caricare un'immagine, adesso ne prendo una a caso, posso anche inserirne più di una e posso decidere, nel caso di Facebook, di inserirla all'interno di un album, uno già esistente o uno nuovo. Molti di voi hanno infatti sottolineato il fatto che quando caricano più di un'immagine si pubblica un post. E un post diverso per ogni immagine. Quindi vi consiglio, per evitare questo problema, di inserire tutte le immagini insieme e poi inserirle dentro un album. Se non l'avete ancora creato, lo potete creare direttamente da qui, ma in questo modo si pubblicherà un solo post con tutte le immagini. Quindi io elimino l'immagine perché diventava troppo grande per il mio account di Twitter e invio direttamente il mio messaggio. Se non lo voglio inviare, perché questo è un messaggio che magari utilizzo molto spesso, perché per esempio mi occupo di customer service e molte persone mi richiedono gli orari di apertura o di chiusura del mio locale o delle informazioni specifiche che comunque tendo a dare più volte al giorno. In quel caso lo salvo come bozza. E lo trovo sempre all'interno delle mie bozze, quindi tutte le volte che mi serve torno a vedere, clicco qui su mostra bozze oppure sull'editor, adesso poi ve lo faccio vedere, e le trovo tutte per essere utilizzate tutte le volte che mi servono. Se invece il mio messaggio di prima, invece di inviarlo, lo voglio programmare, ho due scelte. Posso programmarlo manualmente, quindi dicendo io ad Hootsuite, voglio che venga pubblicato giovedì alle 9:25 del pomeriggio e posso anche farmi inviare una mail tutte le volte che il messaggio viene inviato e programmare il mio messaggio oppure andare con l'autoprogrammazione, quindi lasciare che Hootsuite decida.
il momento ideale per la pubblicazione in base ad un algoritmo che va a studiare l'attività legata a ciascuno dei social network che ho selezionato. Quindi se avrò selezionato Twitter o Facebook, mi darà due orari diversi per la pubblicazione. Una volta selezionato, posso cliccare su autoprogramma e vedere quindi tutti i post che ho programmato e tutte le bozze all'interno del publisher. All'interno del publisher, comunque cosa che riaffronteremo adesso con Enrico, vedo la lista completa e non solo come lista, ma anche come giorno, settimana o mese di tutti i post che ho programmato, che posso modificare, posso spostare nel tempo, posso cancellare. Qui invece trovate le bozze. Enrico vi parlerà invece della programmazione multipla. Adesso io concludo il mio discorso e poi passo di nuovo la palla a lui e anche lo schermo. Lui parlerà di come programmare fino a 350 messaggi alla volta invece di farlo manualmente, un'opzione che è soltanto su Suite Pro. Altre due opzioni invece che voglio mostrarvi per avere dei contenuti da fornire ai vostri clienti, ai vostri follower, alla vostra community, sono suggerimenti e feed RSS. Suggerimenti è uno strumento ancora in beta nel mercato americano, quindi in realtà fornisce allo stato attuale soltanto contenuti in inglese, ma stiamo lavorando per voi. Come funziona? Cliccando su suggerimenti ho la possibilità, tornando sulle impostazioni, recandomi sulle impostazioni, di inserire tre argomenti che sono quelli di maggiore interesse per me o per la mia community. Io ho inserito social media, Twitter, Instagram. Inserisco su quale social network devono essere programmati e siccome lui stesso, Hootsuite, mi suggerirà quali sono gli orari più indicati per la pubblicazione di questi stessi contenuti, quindi lui me li trova, lui me li programma, posso comunque dire io la mia inserendo le mie regole di autoprogrammazione. Quindi, se clicco qua, ho la possibilità anche di dire in quali giorni questi post io voglio che vengano pubblicati, da quale ora e quanti spazi liberi al giorno mi deve trovare. Quindi, se io vado a pubblicare sempre solo un post al giorno, voglio che Hootsuite mi trovi l'unico momento al giorno ideale per me. E quindi metto 1. Se metto 4, vorrà dire che io andrò a programmare potenzialmente più di 4 post. Quindi voglio che Hootsuite mi identifichi in 24 ore i 4 momenti ideali, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 7, orari che comunque possono essere cambiati. Impostate tutte queste regole. Posso salvare e Hootsuite mi restituisce dei risultati che comunque prende da blog e siti influenti. Per esempio, io ho inserito i social network, mi viene fuori un post che lui mi suggerisce di programmare per l'1:25, riferito a Facebook, che è stato preso da Wired o quest'altro da Mashable. Quindi io posso anche vederli, leggerli, modificarli in maniera tale da scrivere il mio tweet in italiano invece che lasciarlo in inglese, anche se vi consiglio sempre di indicare che il post è in lingua inglese ai vostri follower. E posso decidere di programmarlo cliccando qui oppure sostituirlo in maniera tale che me ne dia uno che invece sia più utile per me. Quindi se avete un pubblico comunque inglese, questo potrebbe essere un buono strumento in attesa che arrivi anche per l'Italia. I feed RSS invece, sono sicura che molti di voi conoscono già la tecnologia RSS, non è nuova. Hootsuite dà la possibilità di quindi seguire i nostri non solo i nostri competitor, ma anche le nostre fonti preferite, quindi i nostri blog preferiti, le nostre fonti di ispirazione, di notizie, direttamente da Hootsuite. E abbiamo anche due possibilità. Ricondividere automaticamente tutto quello che viene proposto dalle persone che seguiamo o dal nostro stesso blog, oppure leggerlo prima, controllarlo prima e poi programmarlo. Se voglio, quindi, se ho un mio blog, per esempio, e voglio automaticamente pubblicare tutto quello che viene inserito dal mio blog direttamente sui social network, posso farlo in maniera automatica dal feed RSS. Ora, non entro nei dettagli dell'utilità di fare questa cosa. Sicuramente Enrico
mi suggerirà di non farlo, perché comunque ogni social network, e io stessa lo faccio, ogni social network ha le proprie caratteristiche, quindi pubblicare automaticamente il vostro ultimo post su tutti i social network senza andarlo a personalizzare per ciascun social network è una pratica che non piace né a me né a Enrico, né a tutti coloro che la pensano come me. Però mi rendo conto che alcune aziende hanno delle esigenze precise, alcuni professionisti hanno delle esigenze di tempo, hanno dei tempi molto, molto stretti, quindi questa potrebbe essere una funzione che può venirgli comodo. Quindi, come faccio ad inserire un feed RSS? Questo è sempre il mio blog preferito, quindi che cosa faccio? Clicco sull'icona del feed RSS e mi vado a copiare l'URL del feed. Lo copio e vado a creare un nuovo feed. Il nuovo feed cosa mi chiede? Di inserire il feed URL, quindi l'URL link lo inserisco qui, in quale social network io voglio che venga pubblicato automaticamente questo contenuto. Ogni quante ore Hootsuite deve controllare se c'è un nuovo articolo, quindi se Buzz ha scritto un nuovo articolo, io mi fido ciecamente di lui e voglio ripubblicarlo, qualsiasi cosa lui abbia scritto, gli dico di controllare magari ogni ora in maniera tale da farlo immediatamente. Quando ci sono nuovi post, quanti post alla volta deve pubblicare? Se per esempio io qui collego Lanza, Lanza non pubblica un post alla volta, ne pubblica di più, ne posso pubblicare 5 alla volta. E ancora posso inserire del testo prima, come nuovo post sul blog, non perdetevi questo, seguite questo link, novità dal mio sito. Posso anche scegliere l'abbreviatore e salvare il feed. In questo modo, quindi, ripeto, tutto quello che viene fuori ogni ora da questo blog, viene pubblicato automaticamente sul mio profilo di Twitter. Si può fare anche per altri profili. Se per un periodo particolare non voglio che questo feed sia attivo, posso accenderlo o spegnerlo o anche cancellarlo in qualsiasi momento. Quindi questo è per farlo in maniera automatica. Se invece io questo processo lo voglio monitorare prima, posso utilizzare i lettori di feed RSS. Come faccio? Devo inserire all'interno della mia dashboard un'applicazione che si chiama Hootsuite Syndicator. Per inserire un'applicazione, io vado sulla directory delle applicazioni e la cerco. In questo caso, sarà tra le applicazioni gratuite. Si chiama Hootsuite Syndicator, c'è la Pro che è a pagamento e quella normale che vi consiglio, gratuita, che si chiama semplicemente Hootsuite Syndicator. Io l'ho già installata, vi faccio vedere anche qualcuno dei miei segreti, come lo uso io. Allora, io ho creato una scheda che chiamo Feed RSS e qui all'interno ho inserito i miei tutti i blog che seguo, che monitoro. Quindi che cosa ho fatto? Ogni volta che io individuo un blog che mi interessa, che voglio monitorare, creo la mia colonna, questo l'avevo già fatto prima. Quindi che cosa faccio? Vado qui sull'icona e vado ad inserire il nuovo blog che voglio monitorare. Lo inserisco qua dentro e va a finire insieme a tutti gli altri. Tutti gli altri che, non so se voi sapete, lavoro anche con il mercato spagnolo e inglese, quindi ho dovuto dividerli per gruppi. Quindi ho creato dei gruppi. Ovviamente a voi potrebbe venire comodo inserirlo per argomento, i gruppi per argomento. Quindi potete creare dei gruppi, raggrupparli come vi viene più comodo e poi accenderli e spegnerli in colonne precise. Vi faccio vedere. Quindi in questo momento io dovrei cliccare Add Subscription e Done, fatto. Okay. Quindi io che cosa ho fatto? Ho creato tre colonne. E qui ho acceso, quindi ho cliccato sul play, soltanto i blog italiani. Qui ho acceso soltanto quelli spagnoli, qui ho acceso soltanto quelli inglesi. Quindi ho qui la lista completa di tutti i post che ancora non sono riuscita a guardare, che posso anche ricondividere direttamente. Posso di dire sì, l'ho già letto, posso dire lo leggo più tardi, posso metterlo tra i preferiti, posso assegnarlo, quindi io posso anche decidere di prendere questo post, leggerlo, mi piace, lo voglio condividere, mi basta cliccare su share e programmarlo, autoprogrammarlo, l'immagine mi viene caricata da sola e ho diciamo, inserito quella parte di contenuto che non è
prodotta da me, ma che è prodotta da persone di cui mi fido, che fanno parte del mio network, che comunque potenziano i miei contenuti, perché come poi vi spiegherà comunque Enrico, è importante non soltanto fare autopromozione. Il personal branding non significa stare su un balcone con un megafono e dire io sono bravo, guardate che cosa so fare. Ma significa anche creare network, significa anche dare valore al lavoro che fanno gli altri, collaborare e anche quindi condividere dei contenuti che non sono prodotti da noi, ma che possono essere utili alla nostra community. Enrico approfondirà meglio comunque questo argomento. Quindi torniamo alle slide e adesso io poi passo la parola a lui per quanto riguarda la programmazione multipla. Quindi facciamo di nuovo. Mi sentite? Sì. Intanto grazie mille Marianna, perché alcuni aspetti di questo plugin li ho imparati proprio oggi. Per cui... Ok. E tra l'altro partiamo proprio da questo aspetto. Un aspetto è la creazione di contenuti, che si chiama content creation. Content creation, quello di cui vedremo adesso, è un aspetto importante, ma un aspetto molto importante è la content curation, perché la content curation, ovvero condividere contenuti altrui, ha delle funzioni molto importanti nel marketing, perché per esempio ci permette di creare delle reti di relazioni professionali con chi ha creato questi contenuti. Questo è solo un aspetto, ma l'aspetto più importante è che noi diamo una visione del mercato con l'approccio delle altre persone, quindi una visione più obiettiva. E l'aspetto ancora più importante è che se noi condividiamo dei contenuti interessanti, soprattutto i contenuti generati dagli utenti in Instagram, è veramente molto interessante tutto questo, noi creiamo una consapevolezza che il nostro canale è un canale interessante per le persone a prescindere, quindi facciamo branding del canale di Facebook, di Twitter, di Instagram, di Google+, di LinkedIn, eccetera. Io invece mi occuperò di content curation, cioè del mostrare, dell'informare che io ho prodotto dei contenuti, quindi sono contenuti prodotti da me. Perché è importante la content curation? Non tanto per fare un narcisistico megafono personale che non interessa a nessuno, anzi è piuttosto anche noioso, ma perché è importante perché quando noi produciamo dei contenuti molto interessanti, diventa strategica la content creation nel momento in cui una persona sta per convertire, quindi stringere un contratto, ad esempio comprare un prodotto, iscriversi a una newsletter, anche quella è una conversione, anche se gratuita, perché è un patto nel quale noi diamo del nostro tempo in cambio di informazioni che debbono essere veramente importanti per noi. Allora, se noi abbiamo dei contenuti importanti, autorevoli, noi veniamo percepiti per il nostro valore, la fiducia aumenta e quindi aumenta anche la facilità di mettere la firma in un contratto e quindi ci dà un ROI economico, sia la content curation che quello che vediamo adesso, la content creation. Allora io che cosa faccio? Io pianifico settimanalmente una serie di messaggi usando la regola di Vilfredo Pareto, che dice che il 20% dei prodotti di un'azienda determina l'80% di fatturato, che il 20% dell'azione di una persona determina l'80% della positività di questa persona. È vero che poi moglie e mariti dicono, ah, se avessi saputo 20 anni fa che era tutto questo, forse però è il 20% che conta, scusate la battuta, mi ha detto, era tutto questo, va bene, ok, andiamo avanti. E che il 20%, ahimè, dei 1000 articoli che ho scritto forse rappresentano l'80% dei miei accessi, ahimè purtroppo è così, e questo crea un po' di tristezza. Lancio i post negli orari che ritengo più efficaci per la mia community. Io mi sono aiutato per Twitter con delle app che si chiamano, una di queste è socialbro.com, che è molto interessante. Allora. Però io non lo faccio solo in Twitter, lo faccio in Twitter, Facebook, pagine, lo faccio in Instagram con Hootsuite, lo faccio in Google Analytics, scusate, in LinkedIn. Quindi per ogni canale io creo un messaggio. Per esempio in Facebook supero abbondantemente i 100 caratteri, mentre su Twitter cerco di stare in basso. Che cosa faccio? Attraverso Google Analytics ho individuato quali sono i 20 contenuti, i 30, i 100 contenuti che voglio trasmettere. Li divido per categorie, e per esempio le guide di Hootsuite, e lì io trasmetto, cioè creo dei messaggi sia per i contenuti che hanno già molto traffico, sia per quei contenuti che purtroppo non hanno traffico, ma che secondo me sono molto interessanti. E creo, possiamo andare nella slide successiva, grazie mille, e creo un foglio di calcolo che io uso Google Drive,
oltre al fatto che è gratuito, però mi permette per esempio di condividerlo col mio team. In questo foglio di calcolo, che è di fatto un calendario editoriale, nella colonna A io scrivo la data e l'ora in cui voglio pubblicare i miei messaggi. Semplicemente data e ora. Oggi scriverei 22 settembre, ore 12:15, per esempio. Nella colonna B scrivi il testo del messaggio utilizzando le specifiche del canale. Nel caso di Twitter, per esempio, sappiamo che io devo stare sotto i 140 caratteri. La colonna C è opzionale. Lì ci metto il link alla risorsa che io voglio trasmettere. In questo caso sono il mio blog. Non è A e B sono obbligatorie in Hootsuite. La C invece è opzionale. Vi ho fatto un piccolo ingrandimento lì sotto perché, se voi notate, ho inserito i codici di tracciamento di Google Analytics, perché Google Analytics mi permette di tracciare questi link, di considerarli delle campagne social e quindi di vedere, lo fa Google Analytics, se da quale social network, da quale canale, in quale orario, con quale parola chiave, con quale messaggio io ho ottenuto che cosa. Cioè, se per esempio io ho degli obiettivi di conversione, io vedo che magari da Twitter su certe ore converto di più che da LinkedIn su altre ore, per esempio tempo su pagina. Possiamo girare la pagina? Sì, volevo farti una domanda che è arrivata dal pubblico, da Tony, che mi dice: la Facebook page è bene che riguardi il blog, la tua persona o il tuo argomento? Cosa consigli? È bene avere più pagine? Parlo per la mia esperienza personale. Ci sono dei blogger, dei personal brand che utilizzano la pagina di Facebook dal punto di vista personale e professionale, per esempio le persone che si occupano di moda, di fashion, i fashion blogger, per esempio le persone, non so, il mio amico che è amico mio perché lui non mi conosce, ma io conosco lui, di Viva la Focaccia, che è uno splendido blog, è fantastico ragazzi, è fantastico, se vi piace imparare a fare il pane, lui è la risorsa, cioè ce ne sono molte, ma lui è molto bravo. Ecco, lui utilizza aspetti personali e professionali. Per come sono fatto io ho scelto su Facebook di parlare un po' più professionalmente che dal punto di vista personale, semplicemente perché con Instagram e Twitter io creo una relazione personale nella quale faccio battute, scherzo, rido, eccetera. Quindi, però, non, secondo me non c'è una regola, è un'arte quella di comunicare, per cui dobbiamo essere molto sensibili e anche molto umili. Grazie, ok. Scusami, ma era un fuori onda interessante. Ok, allora, quindi passiamo alla successiva. Eccolo qua. Magari lo facciamo in diretta? Ti faccio vedere direttamente, sì. Perfetto. Forse voi vedete il mio schermo adesso, mi date un feedback? Sì. Fantastico. Allora, io ho creato un piccolo foglio di calcolo. Potete fare con Excel, con OpenOffice, con Numbers, se siete un appassionato di Apple, perché non esistono utenti di Apple, solo appassionati di Apple, perché è una religione, di fatto, io sono un adepto. Ecco, questo è una forma di brand advocacy. Comunque, io nella colonna ho scritto 22 settembre 2015, 12:15, grazie mille a tutti, vedete io qui adesso aggiungo a tutti, per aver partecipato al webinar con Ruth Marianna, e poi metto Hootsuite Pro. In questo caso vi dico subito che uso Twitter, vedete che la colonna C non l'ho neanche nominata. E poi vi segnalo alcune guide che faremo, e poi un evento che ci sarà fra due giorni, l'OK Day a Legnano, dove Hootsuite farà anche un utap, per cui colgo l'occasione per farlo, per segnalarlo. Una volta che io ho creato la mia lista, vado in scarica come, e la esporto in formato CSV. Eccolo qua. Lo scarico sul desktop, in questo caso il desktop del mio computer, e poi entro in Hootsuite, vado nel mio publisher, vado in programmazione multipla, scelgo questo file che in questo caso è sulla scrivania, ovviamente mi aiuto, eccolo qua, lo carico e scelgo il canale social su cui io voglio utilizzarlo, in questo caso Twitter. Faccio invia e, se ho lavorato bene, ogni tanto non lavoro bene, faccio degli errori, magari i tweet hanno più di 140 caratteri, oppure ripeto più volte lo stesso tweet, cosa che Hootsuite bastona giustamente per evitare di fare
degli effetti di spam. Eccolo qua, i miei tweet sono stati pubblicati, in questo, programmati, in questo caso ecco qua, li vedo qui. Ma se non mi va bene io posso anche spostarli, ecco, come orario, vedete, posso fare anche questi piccoli spostamenti, qui ci sono tutti gli altri tweet che vi trasmetto, che, scusate, che veicolo. Ecco, questo è il mio calendario editoriale settimanale. Che cosa faccio io? Ne approfitto adesso che arriva novembre, in una domenica piovosa in cui tutti gli amici vi hanno dato buca per uscite, eccetera, c'è tristezza, anziché per plimervi, ci mettiamo lì, facciamo io le chiamo proprio delle casseforti, cioè dei tanti file tematizzati con tutti i miei tweet, post, eccetera, e io e noi settimanalmente li modifichiamo e li aggiorniamo. Poi se siete bravi di fogli di calcolo potete fare delle operazioni fantastiche, per esempio siccome a me piace molto la birra, ci sono i master birrai, ho creato il master twittaio. Ecco, questo è il mio foglio di calcolo dove ci sono le date. In realtà io ho creato una delle funzioni con i fogli di calcolo tale per cui la data viene sempre aggiornata. E tra l'altro ho messo delle colonne che mi dicono con il link se sto sotto i 100 caratteri. Ecco, potete complicarlo e fare delle operazioni fantastiche se siete bravi con i fogli di calcolo o se vi diverte fare queste cose. C'è chi fa queste cose come sottoscritto, però se ne esce. Insomma. Poi abbiamo anche una vita sociale, ve l'assicuro. E quindi, no, davvero, usciamo, facciamo cose, però ci piace anche fare questo. Per esempio, qui ho aggiunto tutti i codici di monitoraggio di Google Analytics. Bene, spero di non aver sforato. No, anzi, è interessantissimo. Vuoi che torniamo alla presentazione? Magari passiamo a Digital Storytelling? Esatto, grazie mille. Ok. Ah, intanto, ogni tanto io rispondo dall'app. Ecco, mentre passiamo alla presentazione, dico soltanto una cosa. Io sono solo, nel senso che sono un libero professionista. Ed essendo un libero professionista, spesso sono impegnato in corsi di formazione, attività presso clienti e altro. E la cosa interessante è che con questi calendari, io tengo sempre vivo il canale perché pubblico costantemente, ma con l'app mobile mi occupo solo degli aspetti più importanti, quindi quelli relativi alla relazione, quindi rispondo ai commenti, rispondo alle interazioni. Quindi tutto quello che sto facendo meccanizza degli aspetti che non sono comunicativi, sono proprio pratici e meccanici, mentre tengo viva gli aspetti più vivi della relazione umana. Perfetto. Scusami se ti faccio tornare indietro, ma avevi citato velocemente Social Bro come strumento per analizzare la tua attività su Twitter. Certo. Quindi volevo semplicemente sottolineare che avevamo già affrontato questo argomento e passiamo al digital storytelling. Che cos'è? Come fai tu digital storytelling? Ma sostanzialmente raccontare la vita di una persona, di un blog, è fare digital storytelling, però ci sono degli aspetti forse un po' freddi nelle guide su social media marketing, perché sì, è vero che è appassionante fare social media marketing, però parlare di social media marketing è un po' come parlare di linguistica applicata e applicarla alle barzellette, è più divertente una barzelletta che la linguistica applicata. Non voglio togliere nulla a Ferdinando de Saussure e tutti i grandi semiologi e linguisti, però insomma è così. Però tra l'altro de Saussure era una persona molto ironica. Il digital storytelling lo faccio di più con un canale che è Instagram, che a me piace molto perché racconto delle mie passioni, e con Twitter perché interagisco con le altre persone sulle mie passioni. Con Instagram io seguo le hashtag di Instagram, quelle che hai spiegato tu nel precedente webinar, e partecipo alla conversazione. Ma tramite Hootsuite Publisher, cioè tramite questo strumento, io inserisco il mio canale di Instagram, scrivo il mio post su Instagram, questo è un post, inserisco l'immagine che voglio trasmettere, anziché farlo in via ora, creo una programmazione dei miei post. Che cos'è? Perché lo faccio? Perché per esempio ci sono degli appuntamenti settimanali. A me piacciono i gatti, per cui io tutti i lunedì trasmetto una foto dei miei gatti o dei gatti degli altri o dei gatti per la strada, perché c'è l'hashtag Meow Monday, che è molto carina, quindi tutti i lunedì tutte foto di gatti, e ci sono altri aspetti personali. Ovviamente su Instagram l'aspetto più importante, possiamo tornare alle tue slide? Sì, siamo sulle mie slide. Ah, scusa, ho fatto un esempio pensato. Comunque, ecco, come voi potete vedere qua io ho creato invece un'immagine di lancio del post di questo avvenimento di oggi.
si possono lanciare anche i post del blog. Voi direte, ma com'è possibile che non c'è il link? Per fortuna, altrimenti sarebbe famosissimo Instagram. Cioè io non posso mettere un link attivo nell'Instagram perché non me lo rende attivo. Semplicemente creando un'immagine, scrivendo un nuovo post su, mettendo il titolo, poi dicendo se volete leggerlo, cliccate sul link della bio, sul link della bio c'è il link al sito e poi uno se lo deve cercare. Porta traffico? Non lo so, forse pochissimo, ma quello che interessa è che porta consapevolezza che esiste un canale e porta anche un aspetto così interessante perché si fanno vedere delle cose e poi si comunica per immagine. Noi ricordiamoci che la comunicazione visiva, credo che sia uno psicologo delle organizzazioni Robert Cialdini, la comunicazione visiva è più veloce dell'80% rispetto a un messaggio testuale che invece è una conferma, un approfondimento. E tra l'altro si sceglie con l'emotività e la ragione ci dà invece un supporto a superare il senso di colpa della scelta magari in senso economico. Per cui questo è un aspetto molto interessante perché possiamo farlo. Come faccio le immagini? Non sono un grafico, ma mi aiuto, possiamo girare la slide con uno strumento che è eccezionale, canva.com. Questo è uno strumento che secondo me chi non è grafico dovrebbe averlo, perché è uno strumento che mi permette di creare delle grafiche molto velocemente e salvarle automaticamente per tutti i formati grafici dei social, quindi le dimensioni giuste di Facebook, Twitter, Instagram, Google+, una funzione che si chiama Automagic. Io da quando lo uso, Canva, ho migliorato moltissimo, sono un pessimo grafico, nel mio piccolo ho migliorato moltissimo le mie pessime capacità grafiche, non le ho, e soprattutto ho uno strumento molto veloce. E quindi questo mi aiuta molto anche nel traffico sul sito e in generale nelle attività di personal branding. Perfetto, allora siamo un po' lunghi, però sono sicura che questa sia la parte più interessante, che è quella di come Buzz monitora poi i risultati di tutto questo suo lavoro sui social network. Raccontaci un po'. Per quanto riguarda l'attività di content curation, quando io condivido un link su un blog che non è mio o su un articolo di un giornale, il Corriere della Repubblica, io non posso sapere se effettivamente i miei utenti ci hanno cliccato, perché o conosco la persona che gestisce quel canale, mi passa gli analytics, ma non lo fa, non è una cosa che è molto pratica, oppure non lo so. Audi Analytics invece mi permette di vedere quanti hanno cliccato effettivamente sul link che ho condiviso. Guardate che non sempre le persone cliccano sul personal branding, perché se facciamo dei titoli molto autoesplicativi, a volte succede un fenomeno di questo genere, che le persone vedono un titolo, capiscono già dove vuole mirare l'articolo, prima lo condividono e poi dicono lo leggo dopo, e quel dopo a volte si traduce in mi sono dimenticato di leggerlo. Questo è un canale di fiducia, questo è un meccanismo anche di fiducia, quindi non leggetelo in negativo. Invece per quanto riguarda Google Analytics, io ho creato con lo strumento di Google Analytics che si chiama URL Builder la possibilità di tracciare i miei URL. Possiamo andare avanti nella slide? Questo eccolo è qua. Come... esatto. Quando voi inserite il link dove vi ho fatto vedere Arianna prima, cioè vedete questa simpatica ghiera, voi la premete, e qui automaticamente, senza dover utilizzare lo strumento URL Builder, noi possiamo inserire, Google Analytics ci inserisce già i parametri UTM campaign, che sarebbe, diamo un nome a questa campagna social, in questo caso l'ho chiamato Buzz Native Advertising, Medium che mi dice che è un post, Source che mi dice che è Twitter, e se voglio fare dei test A-B, cioè vedere, magari sono indeciso su due titoli di un tweet e vedere quello che performa meglio, posso addirittura dare un termine, posso anche addirittura evidenziare una parola chiave. Adesso forse qui sto vado un po' nell'approfondito. Possiamo andare avanti nella slide? Dentro Google Analytics, ecco, io qui vi ho fatto vedere le conversioni obiettivi, in questo caso sono tempo visita. Ecco, qui vedete che posso monitorare non solo quante conversioni ho al giorno, ma anche qui sotto, posizione completamente obiettivo, quale indirizzo ha generato quelle conversioni, e quindi capire quali dei miei post funziona meglio, quali dei miei prodotti funziona meglio, quale delle mie attività funziona meglio. Ok, siamo avanti. Mastro, rileggo il mastro. Ecco, in questo caso tutte sono le mie campagne, Mastro è quella che ha Facebook, Twitter, Google Plus, Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn e LinkedIn. Ecco, questa io monitoro dentro Mastro tutti questi canali social e so quale della mia attività funziona. Credetemi,
se usate bene Hootsuite potete avere anche una vita privata, perché qui lavora lui per noi, non noi per lui. Sembra tantissimo, ma in realtà lui ci dà Basta una settarlo grande prima. mano. Non ce la farei, non bastano 24 ore a farla a mano. Perfetto. Allora, quindi riassumendo, Hootsuite quindi ti sta aiutando, ti aiuta a gestire un calendario editoriale, avere una copertura su tutti i tuoi canali social, riesci a lanciare le tue attività, i tuoi post, ottimizzando orari, portate ed efficacia, misurare l'efficacia della tua comunicazione, automatizzare mantenendo le relazioni con gli utenti e soprattutto relazioni, fare relazioni, diventare ed essere parte attiva di una rete. Giusto? Assolutamente, soprattutto l'ultimo punto, perché le altre operazioni non le faccio io, le ho pianificate e quindi io ho solo il tempo di dedicarmi a creare una relazione autentica con la mia community di riferimento. E questo genera però il brand advocate e genera quindi un alto tasso anche di fiducia sui prodotti se siamo l'imprenditore di un'azienda, per esempio il proprietario di un'agenzia immobiliare, perché ha la sua vision personale ed si differenzia rispetto alle altre agenzie. Possiamo andare, ecco, credo che il tempo sia quasi finito, giusto, Marianna? Sì, ma non preoccuparti, possiamo. Ah, Sono ok. sicura che chi ci segue sia molto interessata, quindi possiamo perdere altri. Possiamo impiegare anche perdere, impiegare 5 minuti anche ad approfondire questa slide e a vedere se ci sono delle domande. Bene, intanto io prendo l'app di Hootsuite e mobile e vedo anch'io se ci sono delle domande, perché naturalmente Hootsuite Pro la sto monitorando anche Dal dal telefono. telefono, certo. Io non vedo delle. Ah, ok. Pubblicare lo stesso contenuto nei vari social non può essere un comportamento penalizzato da Google per contenuti doppi? Noa. Non solo da Google, ma soprattutto dalla tua community che a un certo punto dice stai usando i tuoi canali e sei profondamente noioso. Allora, pubblicare su più canali lo stesso post, la stessa notizia, lo stesso argomento lo possiamo fare, però dobbiamo dare dei tagli differenti a seconda della relazione della community che noi abbiamo. Quindi Google ci penalizza, però siccome Google i nostri prodotti non li compra, è più importante e soprattutto sono gli esseri umani con cui noi facciamo relazione, sono gli esseri umani che ci penalizzano, non Google. Quindi è differente. Guarda, proprio ieri ho lanciato un post su un avvenimento e su Twitter ho dato un taglio e su LinkedIn ne ho dato un altro. Ho avuto tantissime condivisioni e anche conversione su LinkedIn. E su Twitter molto meno, mentre un altro avvenimento con un taglio diverso ha avuto esattamente l'opposto. Quindi noteremo poi con questo uso che a volte ci sono proprio risposte differenti a seconda del canale ed è giusto che sia così perché racchiude community differenti o meglio membri della stessa community che però su un canale si comportano in modo differente. Per esempio su Facebook gli aspetti relazionali sono più sulla relazione personale, su Twitter sono molto più pragmatici, quindi uno vuole avere la notizia giusta al momento giusto. Questi sono aspetti di cui dobbiamo tenere assolutamente conto. Poi si fanno tanti errori e si impara. Quindi non pensare a Google, pensa alla tua coscienza e Mamma mia, ai tuoi vicini di casa. va bene, d'accordo. Adesso io non la vivo così proprio come pensa solo la mia coscienza, però un pochetto, sì, ecco, no. Sì, ecco, magari pensa alla tua coscienza, ne approfitto per dire una cosa. A volte noi facciamo delle battute, però magari le programmiamo su questi calendari editoriali, però magari succedono degli avvenimenti, magari Esatto. abbiamo programmato un post 4 giorni dopo e 4 giorni dopo è successo magari un avvenimento molto triste. Noi magari usciamo con delle battute molto, molto forti, molto belle. Ecco, dobbiamo avere molta memoria in questo e ricordarci quello che abbiamo programmato in futuro, toglierlo, modificarlo. Hootsuite ci consente di modificare qualsiasi cosa che abbiamo programmato nel futuro. Per tornare indietro nel tempo ci stiamo lavorando, però sono aspetti che ci vuole anche Einstein per questo punto di vista. Ok, allora io non vedo altre domande, però in ogni caso, come tutte le altre volte, risponderemo appena finito il webinar. Io ed Enrico vorremmo lasciarvi con questa frase che Enrico ha scelto e che vuole condividere con voi. Quindi non abbiamo la scelta di se
di come essere sui social network, ma di come, quanto bene vogliamo esserci. Quindi su questo dobbiamo puntare. Come mai hai scelto questa frase? Ma questa è una frase di Eric Kohlmann di un po' di anni fa che ho grabato da un video su uno dei video che hanno reso famoso Eric Kohlmann, sostanzialmente perché i social sono diventati ormai parte integrante della nostra vita, è una frase un po' scontata, ma esattamente come il telefono è parte integrante della nostra vita. Quindi la relazione che abbiamo tra imprese e soprattutto le persone che fanno parte dell'impresa e i consumers sui social. E quindi è molto importante, per esempio, per un'agenzia immobiliare che tutti i dipendenti, ma più in generale anche per un'impresa, si creino un micro personal branding, perché poi di fatto per un'agenzia immobiliare è l'agente immobiliare che vende una casa più che l'agenzia. Per un'impresa è la persona che agisce a nome dell'impresa. Perché su LinkedIn l'80% della relazione del branding che facciamo di un'impresa lo fanno le persone. E quindi non abbiamo scelta se fare o no personal branding, noi dobbiamo farlo perché dobbiamo far percepire che sappiamo fare, che non basta fare, non basta fare bene, dobbiamo metterci del nostro meglio, bisogna farlo sapere e soprattutto farlo apprezzare. Questa è una frase di Farlo uno come lo spin doctor. faremmo noi, Questa è una raccontandoci. frase di uno spin doctor che si chiama Mario Rodriguez, che io ho apprezzato molto nell'arco della mia vita lavorativa. Ok, allora grazie mille Enrico per essere stato con noi, per la tua Ma grazie a voi. cortesia, per la tua simpatia, perché hai reso veramente speciale questo webinar speciale di Hootsuite. Io ti saluto da parte di tutti, ho letto i commenti e hanno tutti apprezzato il tuo intervento, quindi grazie davvero. E saluto tutto, prima di salutarvi vi ricordo che se siete interessati a provare Hootsuite avete a disposizione 30 giorni di prova, gratuita appunto per provare Hootsuite, durante i quali avete anche a disposizione Hootsuite University gratis. E avete anche a disposizione una chiamata con me per una consulenza personalizzata. Noi vi chiamiamo su Skype o al telefono e magari parliamo per 15-20 minuti di come utilizzate Hootsuite e magari vi riusciamo a dare qualche consiglio, qualche trucchetto in più. Quindi vi ringrazio davvero per esserci stati. Grazie mille, ringrazio io te Marianna per l'ospitalità e grazie mille a tutti voi per le domande e per l'interazione che abbiamo avuto in quest'ora. Grazie, auguro a tutti, auguriamo a tutti una buona giornata e buon lavoro con Hootsuite Pro. Buon lavoro a tutti e grazie.